dopo il successo di Bangla il film arriva la serie, quando avete deciso di trasformare questa storia che in un certo qual modo appunto aveva trovato il suo punto di conclusione in un racconto invece che va oltre? Vado io. Allora, l'idea della serie in verità era nata già all'inizio, perché quando, dopo il servizio di Nemo che ho realizzato insieme a Francesco Medosi, che appunto trattava della tematica dell'amore di seconda generazione, sono andato con la sceneggiatrice Vanessa Picciarelli, e quando abbiamo incontrato Emanuele Scheringe e Laura Paolucci all'interno di Fandango, l'idea di Scheringe era quella di realizzare una serie. Invece poi Laura Paolucci ha optato più per un piccolo film, e poi da lì, appunto, dopo aver realizzato il film, siamo arrivati all'idea di appunto continuare a raccontare la storia attraverso la serie televisiva. E come è stato co-dirigere questa serie? Bello. Come avete lavorato, insomma, come vi siete divisi i compiti? Normalmente alcune puntate le abbiamo co-dirette, altre le abbiamo fatte, lui ha fatto il pilota, io non ho fatte altre, però come si fa normalmente nelle serie, soprattutto all'estero, non si sente la differenza. No, infatti il racconto è molto fluido effettivamente. E io sono particolarmente sempre colpita dal personaggio di Omi, perché lui rappresenta veramente, oltre appunto a una nota di leggerezza, no? Però in realtà rappresenta anche qualcosa di molto serio, cioè la rappresentazione, la capacità di riuscire a unire due mondi, lo vediamo soprattutto nel secondo episodio della serie, quando lui, grazie appunto a una chitarra e, come dite voi, una boccia di vino, riesce a unire due mondi. Questo personaggio cosa ci regalerà in questa stagione? Ci regalerà tante pazzie, cioè alla fine, come dire, un po' abbiamo voluto raccontare un po' quello che è lo stereotipo che ho sempre incontrato, no? Che spesso mi capitava più che erano gli altri a combattere le tue battaglie che teoricamente dovresti, come dire, no, sfidare, invece sentirlo che anche altri si sentono più che altro parte della causa, da una parte ti fa piacere, dall'altra un po', non dico che storci il naso, però ti fa strano, no? Dici, forse sembra esagerato. Quindi sicuramente metterà lo zampino sulla serie, quindi darà il suo contributo. In questi giorni c'è una polemica estremamente sterile, no? Sulla lingua romana legata a Zero Calcare e Strappare lungo i bordi. E questa serie nasce, vive ed è fortemente ancorata a romano, a Tortini, a Tara. Che senso ha, secondo voi, criticare in maniera così appunto futile qualcosa che invece è così radicato e che racconta una realtà che è insita in un luogo? Beh, il discorso è, cioè, posso capirlo per chi magari non è di Roma, magari non comprende certe dinamiche, però insomma io credo, cioè, lascio un po' il tempo che trova, nel senso che se non ti va di vederlo non lo vedere, cioè se non riesci a comprenderlo. Comunque, secondo me, cioè, se inizi a perdere anche quell'originalità territoriale che comunque l'Italia ha, cioè, tra i dialetti e le culture, secondo me un po', cioè, rischi di essere sempre limitato in una gabbia, quindi dispiace, vabbè, ce ne faremo una ragione, però noi abbiamo l'esigenza di dover raccontare quel tipo di realtà e lo dobbiamo fare attraverso comunque una base di verità. Quello è inevitabile. I dialetti danno verità alle serie, se parlassero perfettamente italiano sarebbe strano, e se una serie ambientata a Roma Est come la nostra e come quella di Michele, se parlano milanese è un po' più strano, mi farebbe un po' più strano in quel caso. Credo che il personaggio di Asia serva a far uscire Fahim, il tuo personaggio, dalla sua, in un certo modo, anche comfort zone, ma lui sa che certe cose sono proibite e vive in quella sorta di bolla. Invece il suo personaggio serve anche, secondo me, a farlo crescere. Sei d'accordo con questa visione di questo personaggio che un po' lo fa uscire dalla sua bolla? Beh, sicuramente sì, perché comunque lui, non avendo mai esplorato, ti parlo anche di esperienze personali, non aver mai esplorato effettivamente oltre la sua comfort zone, si sente sicuramente a disagio. Invece, come dire, no, il cambiamento a volte fa paura, però è necessario per riuscire a crescere, quindi inevitabilmente
quello che per lui è un conflitto, una sfida, sia che possa essere positiva o negativa, ti fa crescere. Quindi indubbiamente Asia è un personaggio fondamentale nella serie. Grazie mille per il vostro tempo. Grazie.